Presidente, sinergie sostanziali tra l'internazionalizzazione e la capacità di andare all'estero e di farlo in modo sostenibile. È uno dei pilastri della missione di ALIS, ma io parlando in questi giorni con qualche altro panel specifico tecnico, con alcune imprese ospiti partecipanti di questa straordinaria Expo, ho visto, percepito proprio stamattina, cioè andare all'estero in modo sostenibile significa andarci con una competitività nuova. Però non è facile, è una sfida impegnativa, culturale, a volte finanziaria, parlavamo. Ecco, sta succedendo qualcosa però, no? Cioè sta crescendo una foresta, no? Non sono alberelli che cadono, è una foresta che cresce, come diceva quello là, è vero? Ma io parto da, secondo me, un concetto che a me è molto chiaro, ma soprattutto anche un modo di essere. Un imprenditore non può essere pessimista, cioè l'imprenditore deve essere ottimista e trasmettere ottimismo e passione, voglio dire, a tutta l'organizzazione che guida, che conduce. Quindi voglio dire, cioè, credo che sia fondamentale. Penso anche che la Let Expo di quest'anno, tra probabilmente i messaggi che abbia voluto infondere, ci sia quello dell'ottimismo e della fiducia. Poi se ha ottimismo e fiducia c'è la possibilità, come ad esempio fa un grande gruppo come Siemens, di poter accompagnare attraverso, voglio dire, dei metodi che sono sicuramente estremamente virtuosi la crescita di queste aziende, che non è solo come una tradizionale banca, se uno volesse dire, no? Che io ti do, voglio dire, ti sostengo, però sei un numero. No, fa un lavoro di consulenza, accompagna, ti accredita, ti fa conoscere, ti fa crescere, ma soprattutto un'altra cosa che io ho molto apprezzato lavorando ormai e cercando di dare il mio piccolo contributo in Siemens, è il metodo con il quale si lavora. Secondo me Siemens in questo può formare tante piccole e medie aziende che magari peccano nel metodo con il quale si dovrebbe lavorare, ci si dovrebbe accreditare nei confronti di enti, di istituzioni, ma anche di clienti internazionali, e quello sicuramente è un fattore distintivo che Siemens ha. Io penso che il progetto che ad esempio il presidente Salzano vuole portare nei Balcani sia fondamentale. Noi con ALIS puntiamo molto nelle direttrici adriatiche, nei collegamenti da e verso i Balcani, senza dimenticare che c'è un traffico quotidiano che non solo parte dai Balcani ma che attraversa l'Italia. Noi siamo una piattaforma reale, naturale, attraverso la quale in effetti molte merci transitano, quindi si porta una parte di quel prodotto interno lordo all'Italia e per l'Italia, e che magari proseguono poi verso i paesi di Spagna e Portogallo. Quindi l'Italia ha un ruolo straordinario in tutto questo. E penso che questa fiera abbia dato dei messaggi molto molto importanti. Uno tra questi sia anche, ma lo diceva il ministro ieri del turismo, ma parlandone anche oggi con il ministro degli affari esteri Tajani, che a breve, voglio dire, interverrà. Noi dobbiamo riscoprire, ma soprattutto quello che è l'orgoglio di essere italiani. Noi siamo un grande paese, abbiamo le migliori eccellenze, siamo la seconda potenza europea, ma non abbiamo nulla in effetti per essere per certi versi la seconda. Quindi io penso che bisogna lavorare in questo per far crescere quell'orgoglio nazionale che per qualche motivo probabilmente si è un po' perso negli ultimi anni. E io, il motivo per il quale abbiamo voluto dedicare una buona parte proprio di questo grandissimo evento, di questa grandissima fiera, alla formazione ai giovani. Io ricordo che in questi giorni noi abbiamo avuto oltre 50.000 giovani che sono appunto, diciamo, delle 100.000 persone che sono venute in questa meravigliosa fiera proprio per apprezzare il lavoro che gli imprenditori fanno, ma al tempo stesso per dare un futuro. E infatti, voglio dire, noi viviamo in un paradigma che, se uno vuole, è, diciamo, veramente anacronistico, ovvero noi abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile pari al 50% nelle regioni di Puglia, Calabria, Sicilia e Campania, eppure non troviamo personale specializzato, risorse umane, voglio dire, che sono fondamentali per il lavoro quotidiano delle nostre aziende. Quindi un'opportunità grandiosa, un'opportunità questa fiera, e quindi
mi dia la possibilità, direttore, di poter ringraziare Verona Fiere, con la quale abbiamo, voglio dire, iniziato un percorso virtuoso, e voglio dire tutti coloro che sono intervenuti, che sono venuti a trovarci in questi 4 giorni meravigliosi, perché devo dire la verità che oltre alla importante istituzionale e ministeriale partecipazione a tutti i livelli, abbiamo avuto una grandissima partecipazione del mondo produttivo e dei giovani che hanno arricchito e hanno reso questa fiera meravigliosa.